Al Café Royal, un pareggio che sa di vittoria e che costringe però il Napoli a vincere contro la Stella Rossa, che in maniera quasi inopinata ha sconfitto il Liverpool, l'ombra di se stesso, nel Maracanã. Rivalutato quindi il pareggio degli azzurri in terra slava, ieri il Napoli ha dato uno spaccato di quelle che sono le sue capacità di lettura della partita. Nel primo tempo la squadra era attendista, voleva che il PSG venisse avanti per poterla colpire in contropiede, ma come facilmente avevamo previsto alla vigilia della gara, i francesi non si erano schierati come una squadra di ragazzini che giocano sulla piazza ognuno con il suo pallone, ma hanno giocato da squadra, hanno impostato una partita intelligente, forti del palleggio e soprattutto forti di quello che il Napoli era riuscito a fare all'andata, cioè evitare la pressione degli attaccanti napoletani giocando con tre difensori centrali. È stata una partita tattica, ma è stata una partita che nel secondo tempo, dopo il vantaggio in un certo senso anche meritato per una prevalenza di gioco e di possesso palla da parte dei francesi nel primo tempo, ma deciso dal prolungamento inopinato da parte dell'arbitro Kuipers del minuto di recupero, il Napoli ha giocato la partita che più gli è consona. Una partita d'attacco, giocando ad anticipo, pressando alto gli avversari e soprattutto mettendoli in difficoltà proprio nel far uscire palla in maniera pulita. È venuto il gol di Insigne, bellissima la rete sul rigore, perché non era facile in quelle condizioni e in quel momento, ma soprattutto è venuta fuori l'anima e la caratura, direi, internazionale di questa squadra, che oramai ha, ritengo, piena coscienza di se stessa. Il merito è di Ancelotti, il merito è di un anno in più che i giocatori hanno acquisito giocando insieme. E ieri, badate bene, c'è stato un Maximovic che ha dovuto fare il terzino a destra, c'è stato un Hamsik che ha dovuto violentare se stesso perché ha giocato una partita tattica di straordinaria intensità, ancorché avendo toccato pochi palloni, ma addirittura facendo falli, uno su Neymar a mio giudizio è stato importantissimo da un punto di vista tattico. Una squadra, insomma, che riesce a leggere le situazioni, perché è evidente che l'allenatore le prevede prima e gliele consegna al momento in cui i giocatori vanno in campo. Una parola va data e va spesa per un Koulibaly che sta diventando un giocatore di un livello eccezionale. Un giocatore che anche nell'uno contro uno, che prima era il suo punto debole, sta dimostrando di aver fatto passi da gigante. Un giocatore che effettivamente sarà difficile poter mantenere a Napoli, a meno che lui non voglia rimanere, perché è sicuro che oramai le offerte dai 90 ai 100 e più milioni di euro probabilmente pioveranno a raffica alle orecchie di Aurelio De Laurentiis. Si torna al campionato, c'è la partita contro il Genoa, una partita affatto facile perché Juric, dopo tre gare di campionato, è nuovamente in bilico e quindi dovrà cercare di tirare il massimo dalla formazione del Grifone. Il gemellaggio è una situazione che ci avvantaggia da un lato, perché sicuramente sarà una partita di grande intensità, ma di grande correttezza sugli spalti ed in campo. Il Napoli dovrà dimostrare di essere all'altezza di quella squadra brillante, importante, che abbiamo visto nei primi 20 minuti del secondo tempo e che autorizza speranze al di là di quella che la classifica del girone dice in questo momento. È tutto, alla prossima.